tipi di persone che almeno una volta ha incontrato al mare. La Miss, tipico esemplare di donna buona che ce l'ha solo lei, che ti fa intossicare una giornata di relax al mare insieme al tuo compagno, che viene insultato a prescindere. L'affamata seriale. Ragazzi, oggi non ho portato niente di che, soltanto dei bagliocchi, delle focaccine, dei taralli, le tortillas, i crackers, questi biscottini deliziosi, le proteine. Ah, le proteine forse non servivano. Quella degli autodefiniti. Chi lo usa lo tende. Ma che cerca di coinvolgerti con scarsi risultati. Cinghiale africano. Come primo ho portato lasagne al pesto e pasta al forno e per chi volesse anche un secondo ci sono le cotolette fritte. Poi la matta da legare. No, ma figurati, non sento caldo. I capelli non me li sento nemmeno. La pettegola. Guarda quella, capito chi è? Quella è la cugina della sorella del cognato del cugino di Fabio. Mamma mia, tremenda. Come non si vergogna? Non capisco. Frutta tagliata già a pezzetti dell'anguria, del melonetto arancione, prugne, nespole. La dormigliona, tipico esemplare di donna che, anche se disturbato, non si sveglia manco con le cannonate. E che continua a dormire per tutto il pomeriggio. La freddolosa. Ma non sentite anche voi un po' di freddo? Mamma mia. Non è che avete un plaid? Pesche gialle, pesche bianche, pesche noce. Poi... La sociale che preferiva l'aria condizionata. Sì, ma quando è che andiamo via? Acqua con la cola Sprite, tè alla pesca, ace e ananas. Quelle bancarelle era brutta, arrivederci. Buongiorno! Buongiorno, una sega. Allora, come sta affrontando il caldo? Il caldo un poco mi sento male, certe volte il calore proprio si sente male proprio. Purtroppo dobbiamo sopportarlo. Però quando sto a casa accendo l'aria condizionale sto bene. Me ne frego della bolletta.